Ma salve a tutti, come stiamo andando oggi? Vi siete mai chiesti a cosa serva, per esempio, la spazzola che possiamo trovare ai lati di una scala mobile? Sì, quella che usate di solito per pulirvi le scarpe. Io le usavo così. Beh, anche se non ve lo siete mai chiesti, oggi scopriremo a cosa serve. E non solo quello, ma anche i segreti nascosti dietro altri oggetti di tutti i giorni. Nulla è come sembra. Se siete già passati dalla pagina di gaming ufficiale del canale, cominciamo! Aereo. Se siete mai stati su un aereo, sicuramente avrete notato che ci sono dei piccoli triangoli neri ad un certo punto sopra alcuni finestrini, cioè quelli vicini alle ali dell'aereo. Ma come mai questa cosa? Li hanno messi così per bellezza perché non avevano nulla da fare, giusto? Ovviamente no. Il designer non si è bevuto qualcosa di strano. Semplicemente li ha fatti per dare un'indicazione a chi deve controllare lo stato appunto di un'ala. Avete mai notato che a volte gli hostess si fermano proprio in quelle zone? Esatto, verificano che l'aereo sia a posto sotto comando del pilota. Per esempio controllano che non si sia congelato niente, oppure che l'ala non abbia perso pezzi, o che non stia andando a fuoco. E a quanto pare è anche il miglior punto da cui fare le foto, proprio perché è stata posizionata in un punto in cui la vista deve essere perfetta al 100%. Nonostante la tecnologia di oggi abbia fatto grandi passi da gigante e quindi con un solo schermo si possa capire lo stato di un aereo senza problemi, un bel controllo visivo è sempre meglio farlo. Zaini. Avete mai pensato di rimanere bloccati in una montagna, isolati da tutti, senza sapere cosa fare per uscire? Beh, no, non nel senso che abbiate mai pensato di farlo volontariamente. Immaginate di essere bloccati casualmente, contro la vostra volontà. Urlare per cercare aiuto sicuramente non vi farà benissimo, perché rischiate solo di rovinarvi la voce e farvi sentire giusto da un paio di persone e qualche centinaio di metri da voi. Invece la cosa più utile sarebbe un fischietto, e negli ultimi tempi moltissimi zaini da montagna, specialmente per bambini, vengono creati con un fischietto incorporato nella parte dell'allacciamento. L'avete mai notato? Tutto questo per garantire specialmente la sicurezza dei più piccoli. Frutta. Vi siete mai chiesti cosa vogliono dire quegli sticker attaccati alla frutta che andate a comprare al supermercato? Beh, non soltanto il luogo di origine o l'azienda che la produce, e magari la confeziona. Quella è solo la base. Avete mai notato i numeri che ci sono? Ognuno ha diversi significati, ma in poche parole viene tutto riassunto così. Se un frutto ha 4 numeri sopra e il primo di questi è un 4, allora vuol dire che il prodotto è stato allevato usando pesticidi per impedire agli insetti di avvicinarsi. Se ha 5 numeri e il primo è un 8, allora il frutto è stato geneticamente modificato. E per concludere, se ha sempre 5 numeri ma il primo è un 9, allora è cresciuto in modo organico, senza l'aiuto di sostanze esterne e senza essere stato dopato, diciamo. Sicurezza aerea. Gli aerei hanno moltissimi sistemi di sicurezza, come le cinture o le maschere dell'ossigeno, oppure questo gancio giallo sopra le ali dell'aereo. Vi siete mai chiesti a cosa serve effettivamente questo gancio giallo? Come saprete, quando un aereo effettua un atterraggio di emergenza in un posto poco adatto, tipo in mare, bisogna evacuare il più in fretta possibile, ma proprio perché in mare diventa tosta aggrapparsi a qualcosa. Per questo è stato creato questo gancio. Gli scivoli gonfiabili di emergenza si trovano vicino alle ali dell'aereo e la gente si regge proprio su queste cose per scendere senza farsi male, altrimenti si rischierebbe di scivolare. Sembrerà una sciocchezza, ma avere un appiglio del genere ha salvato la vita a moltissime persone in queste situazioni. Quaderno. Avete mai notato la linea laterale di una pagina di quaderno? Sì, quella da cui partite a scrivere. Oggi serve appunto a questo, ma tempo fa non era proprio così. Il problema maggiore dei libri erano i topi tantissimi anni fa. Questi animali adoravano mangiare i fogli infilandosi di nascosto dentro le pagine dei libri. Per questo motivo si usavano questi margini nell'antichità per lasciare lo spazio che di solito i roditori si mangiavano. Infatti i margini erano sempre rovinati, ma almeno l'interno era quasi sempre intatto. Poggiatesta. I poggiatesta dei sedili delle macchine sono sicuramente strumenti utilissimi. Riescono a tenere il guidatore con il collo nella posizione giusta durante lunghi tratti di guida e prevenire seri incidenti, aiutando sempre il collo a non prendere botte troppo forti. Ma c'è una cosa che in pochi sanno e che può salvare migliaia di vite. Se per esempio vi ritrovaste in una brutta situazione dove non potete più aprire le portiere, che ne so, siete finiti in fondo a un lago, sperando ovviamente di no, potete staccare il poggiatesta e usare la base con le gambe di ferro per spaccare il finestrino. Non me lo sono inventato io, è stato proprio fatto per questo motivo.
E fermi tutti, pausa snack. Diamo la risposta al quiz del video precedente. La partita durante la quale il motorino è stato maltrattato era quella tra Inter e Atalanta. Per saperne di più guardatevi il video e noi continuiamo. Bagno schiuma. Sicuramente è bellissimo fare un bagno e rilassarsi anche per ore dentro la vasca, vedendo tutte quelle bolle che salgono e vi riempiono in un caldo abbraccio. Beh, sempre che qualcuno non vi dica su perché siete da 3 ore in bagno. Nella vasca è facile perdersi e addirittura dormire, con l'acqua calda che rimane calda anche fin troppo a lungo. Lo avete mai notato? Quando fate tante bollicine con il bagno schiuma, l'acqua rimane, come detto prima, calda più a lungo. Provate la prossima volta che fate un bagno. Questo proprio per via delle bollicine. Non so bene che reazione chimica sia, ma sicuramente è una cosa fantastica la scienza. Quindi la prossima volta comprate un buon bagno schiuma, non ve ne pentirete, e più bolle farete, più a lungo rimarrete con l'acqua calda. Autostrada. Forse questa la sapevate già, ma per quelli che ancora non lo sanno, ascoltate bene. Perché manco io conoscevo sto piccolo segreto? In autostrada specialmente, avete mai notato che le strisce laterali vicino alla corsia di emergenza hanno dei mini, ma proprio mini dossi? Ogni volta che ci andate su, la vostra macchina comincia a vibrare producendo un brutto suono. Ebbene, non soltanto serve ad avvertirvi di non andare in quella corsia, ma anche a svegliare i guidatori assonnati, che solitamente finiscono sul lato destro della carreggiata quando hanno un colpo di sonno. In questo modo questa sveglia naturale riesce a salvare tantissime vite. A volte sono anche messe direttamente sulla parte centrale della carreggiata per segnare anche una curva pericolosa o comunque di rallentare, oltre che per svegliare il guidatore, come detto prima. Scale mobili. Ho sempre, ma sempre usato le spazzole laterali delle scale mobili solo per pulirmi le scarpe, e devo dire che spesso funziona e dovrebbe essere anche una delle funzionalità principali, secondo me, delle scale mobili, ma non lo è. In realtà le spazzole servono a segnalare il confine alla persona che sta usando le scale mobili. Secondo alcune ricerche, infatti, questo era il metodo migliore per avvertire il cliente di stare più sul mezzo, per non farsi risucchiare le scarpe dalle scale. Segnano il confine da rispettare, insomma. E in effetti ogni volta che tocco quelle spazzole per sbaglio mi allontano subito senza accorgermene. Però dopo torno subito più carico di prima per pulirmi le scarpe. Statua della Libertà. La grande Statua della Libertà, che rappresenta le speranze di ogni persona che si trasferisce negli Stati Uniti per realizzare il sogno americano e rifarsi una vita. Ma non rappresenta soltanto un grande paese, rappresenta tutto il mondo. Avete mai notato le 7 punte della corona? Ognuna sta per uno dei continenti che compongono il nostro pianeta Terra. Insomma, luce della libertà per tutti, a quanto pare. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto e se siete già passati dalla pagina Instagram del canale, possiamo dire che anche questa classifica è a posto. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.